In occasione del 50° anniversario del primo sbarco sulla Luna realizzato dagli astronauti americani, Armstrong Aldrin, il 21 luglio 1969, la Biblioteca Nazionale di Napoli ha messo su, con profonda attenzione agli eventi di una quotidianità attuale e moderna, una mostra dedicata alla Luna. Un viaggio bibliografico, documentario e iconografico tra le verità scientifiche e le divagazioni letterarie verso la Bella Cinzia, come l'astronomo napoletano Ernesto Capocci chiama la Candida Luna. La mostra indaga tra le realtà scientifiche e le suggestioni romantiche nel suo rapporto. Vediamo una serie di volumi. Dai quotidiani, alle enciclopedie e anche e soprattutto alle canzoni, a Luna Chiena, Luna Nuova, Mario Costa, Luna Rossa, Parole di Crescenzo e Musica di Vianney, Nuquarti Lumi, Penuraggi e Lumi, tantissima è la musica della fantasia napoletana che riesce. Guarda che luna, Napoli, Biblioteca Nazionale, e anche le copertine dei giornali, del Tempo, il Mattino. Camminiamo sulla luna, oppure il Corriere di Napoli, portano a terra un po' di luna, Allunano. allunano, Life on the Moon, le famose scarpe pesate di Armstrong e di Aldrin. Chiudi.